Ora passo la parola a Sara Sulla, che è la nostra seconda relatrice. Sara insegna letteratura inglese all'Università Statale di Milano, si occupa soprattutto di modernismo inglese in prospettiva comparata e di relazioni editoriali fra Italia e Inghilterra nel secondo Novecento. Ha pubblicato diverse opere, diversi volumi, ricordo tra i generi, Virginia Woolf e il romanzo, per Mimesis nel 2016, Maud Flanders, Matrici, sempre per Mimesis nel 2018, e ultimo, Leggere Woolf per Carocci nel 2020. Oltre a questi volumi ha curato un importante numero monografico del Verri, intitolato La mente in diretta, che ospita anche interventi in traduzione intorno all'indiretto libero, ma non solo, e ha tradotto l'opera saggistica di Joyce, James Joyce, Lettere e saggi a cura di Enrico Terrinoni nel 2016. Mi permetto di aggiungere una cosa che credo sia rilevante anche per quello che Sara ci dirà a breve, che sarà tradotto un importante capitolo da Unspeakable Sentences di Anne Benfield su Entimema, ormai diversi anni fa, introducendo anche di fatto in Italia il pensiero di Anne Benfield. Dico questo perché credo che appunto nel suo intervento Benfield verrà quantomeno citata. Il titolo di questo intervento è Doppie voci e frasi silenziose. Ascoltare l'altro nel discorso indiretto libero. A te la parola, Sara. Sara, mi sa che hai il microfono spento. Grazie, appunto, ringraziamo Filippo per la presentazione e ringrazio il Seminario Permanente di Narratologia per l'invito di cui sono onorata e un po', appunto, per cui provo un po' di timore. Vi avviso che il mio intervento in gran parte sarà un intervento per cui faccio appello alla vostra, diciamo, competenza aurale, perché non avrò un PowerPoint, ma cercherò di fare alcuni punti e solo alla fine dimostrare alcuni esempi testuali, per cui invece condividerò direttamente il mio Kindle. Quindi, appunto, Gianni Maffei diceva appunto che il seminario è permanente anche perché ha un pubblico di ascoltatori affezionati e proprio per questo io vorrei partire da una puntata precedente, cioè dal seminario che si è tenuto l'autunno scorso e dal bellissimo e, come si direbbe in inglese, inspiring intervento di Paolo Giovannetti. Paolo Giovannetti che era intervenuto su che cosa vuol dire ascoltare un testo letterario e aveva, diciamo, messo in luce, come dire, illustrato, tre livelli di ascolto. La prima è l'intacco del dispositivo scenico, quindi tornando a quella che è la scena, viene descritta da Genet, poi lo hearing, come appunto teorizzato da Anne Banfield, di cui sicuramente che occuperà gran parte del mio intervento, come si può anche dedurre dal titolo su queste frasi silenziose. Quindi la condivisione di un contenuto, diceva Paolo, diegetico da parte di una comunità, e poi il narrated monologue come ascolto interiore. Quindi i nostri pensieri come discorso che udiamo dentro di noi. Ecco, io mi soffermerò oggi nel mio, spero, breve intervento soprattutto sulla seconda tipologia e quindi sull'ascolto. Come viene teorizzato da Banfield, non tanto per come Banfield teorizza l'ascolto, di cui ha già parlato appunto diffusamente Paolo, ma su come, diciamo, l'ascolto, su come la riproduzione, diciamo, della parola si inserisce all'interno della teoria di Banfield sull'indiretto libero. E quindi, diciamo, la domanda che mi pongo, una domanda, come dire, ovvia, è se si tratti di un ascolto fisico o
E qui questa domanda serve a introdurre quello che è il termine chiave per capire, a mio parere, la teoria di Banfield, di una rappresentazione, e appunto l'accento cade su rappresentazione dell'atto di ascolto. Domanda fondamentale questa nel momento in cui ci si accosta alle teorie dell'indiretto libero e alla grande, diciamo, le teorie dell'indiretto libero sono tante, sono veramente moltissime, cioè appunto anche Banfield ci è tornata in tempi recentissimi, nel 2019, nell'introduzione a un volume che raccoglie dei suoi, suoi saggi, pubblicato da lei, da Sylvie Patron, che per chi volesse poi appunto introduzioni molto precise alla teoria banfieldiana, è stata una delle più grandi divulgatrici di questa teoria, ma diciamo che possiamo individuare due grandi famiglie, no? Se vogliamo andare proprio a dare un piccolo sommario ad uso di questo intervento, cioè la famiglia di teoria dell'indiretto libero, per cui l'indiretto libero che si basano su un paradigma vocale e comunicativo, donde appunto la prima parte del mio titolo, la doppia voce, che dà anche il titolo alla celebre monografia di Roy Pascal del 1977, per cui, e qui cito appunto da Pascal, dalle prime pagine di Pascal, nel discorso indiretto libero sentiamo una doppia voce che attraverso lessico, struttura della frase e intonazione fonde impercettibilmente le due voci del personaggio e del narratore. Quindi questa è una teoria in cui appunto c'è una voce del narratore, c'è una voce del personaggio e solo l'uso della parola voce, certo la voce è spesso anche quante volte la usiamo come metafora, però c'è un accento, appunto, ancora una volta l'accento che cade sulla voce e su una doppia voce, quella del narratore e quella del personaggio che si fondono all'interno, no, di un tessuto testuale che in cui, e questo mi interessa mettere in luce, vengono, come dire, isolate di volta in volta enunciati in cui queste due voci si fonderebbero per usare le parole di Pascal. Banfield opera una scelta completamente diversa, cioè, e qui arriviamo alla seconda parte del titolo, ossia le frasi silenziose. Cioè, per Banfield, Banfield non parte dalla voce, non parte dalla affermazione per cui narrare è parlare. To narrate is to speak, dice lei appunto quando torna sulla teoria, sulla teoria di Pascal. No, perché appunto qui Unspeakable Sentences nasce, che è l'opera del 1982 con cui Banfield offre, nella quale Banfield offre la propria teoria del discorso indiretto libero. Unspeakable Sentences nasce all'interno del paradigma della linguistica generativa ed è un tentativo di unire linguistica e letteratura, non all'interno degli studi di stilistica, ma appunto all'interno del paradigma generativo. In questo senso, quindi, per ormai appunto le idee di fondo della linguistica generativa ci sono ormai note, ma in questo senso quindi l'indiretto libero, che lei non chiamerà indiretto libero, cioè parte con uno studio del discorso indiretto libero, ricostruisce il dibattito sul discorso indiretto libero, ma non lo chiama indiretto libero, ma poi arriverà a darne una definizione che è diversa, su cui arriviamo. Ma l'indiretto libero non è un fatto di stile, non è quindi un dispositivo stilistico che sortisce un determinato effetto e che, come dire, riesce anche a un determinato effetto che poi si descrive in termini di fusione della voce. Per cui la sua teoria dell'indiretto libero non va ad osservare esempi, poi cercando un modo di descrivere quegli esempi partendo da un paradigma appunto vocale, ma l'indiretto libero è una possibilità del linguaggio, quindi non siamo, come dire, al di qua della voce del narratore, della voce del personaggio. All'interno di un paradigma generativo è ben lecito dire che l'indiretto libero sia una possibilità del linguaggio che
E qui appunto invece entriamo in quello che è la parte storica della teoria di Manfield, che è quella che trovate appunto su Entimema, nel capitolo intitolato Lo sviluppo storico dello stile narrativo. Beh, l'indiretto libro è una possibilità del linguaggio che emerge e inizia ad essere sfruttata, non usata. Cioè, Banfield insiste sempre sul fatto che l'indiretto libro si sfrutta, non si usa, non è qualcosa che è, come dire, che prendo, fatto e finito, ma una possibilità del linguaggio che viene sfruttata a partire, lei osserva, no, a partire da una serie di esempi, a partire dal primo Settecento, con alcune avvisaglie a fine Seicento, in corrispondenza quindi con la nascita, sviluppo, o usiamo il termine inglese, rise of the novel, quindi del romanzo. E se, come ricorda appunto l'evocato Bakhtin, che di cui io non parlo perché appunto venire dopo Stefania Sini un po', però come ricorda Bakhtin nell'ABC bakhtiniano che abbiamo imparato, il romanzo è l'unico genere che nasce dopo l'invenzione della stampa, se pensiamo al romanzo modernamente inteso come novel, ovviamente. E allora l'indiretto libro è una possibilità del linguaggio che inizia a essere sfruttata, e questo è il punto, in un contesto che prevede la lettura muta, solitaria, una lettura quindi silenziosa. Quindi, come dire, l'indiretto libero, o come lo chiamerà Banfield, represented speech and thought, quindi discorso o, se vogliamo dire, speech anche parola, no? O pensiero rappresentato, è qualcosa che è una possibilità del linguaggio che, come dire, serve a darne una rappresentazione che prescinde già nella fruizione che se ne fa della voce. La voce è qualcosa che può essere evocato e che appunto vedremo in alcuni momenti storici diventa, in cui si sfruttano appieno le possibilità espressive del discorso indiretto libero. C'è anche, guarda caso, un addensamento tematico sul tema del silenzio della voce. E sto parlando della stagione modernista. Ma l'indiretto libero, in quanto appunto possibilità del linguaggio, emerge, comincia a essere sfruttata quando, no, da questa voce per narrare ci si è affrancati. Questo è un concetto fondamentale che penso appunto sia utile sottolineare per evitare quello che è un salto, no, a volte diretto, e che invece ha bisogno di riconoscere questa frattura tra riproduzione, no, dalla voce alla rappresentazione della voce. Questa rappresentazione presuppone prima di tutto una, per Banfield, il fatto che questa voce sia stata prima di tutto messa a tacere, e che, più che messa a tacere, comunque che la possibilità del linguaggio che va sotto il nome di indiretto libero avvenga, sia sfruttata in un contesto che è quella della lettura silenziosa, e che quindi appunto anche l'intervento, un bellissimo intervento precedente di Stefania, il lettore è emerso, no, come un personaggio chiave. Anche appunto Filippo ha detto all'ascolto si è sempre prestato poca attenzione, ma oggi con l'attenzione al lettore si torna a farvi attenzione. Però questo lettore legge qualcosa che rappresenta, semmai qualcosa che forse è stato immaginato come orale, ma che è stato immaginato come orale. Infatti il sottotitolo di Banfield, del libro di Banfield, è Unspeakable Sentences, Narration and Representation in the Language of Fiction. Quindi dove, come dire, la restrizione del campo di applicazione della teoria è molto chiara, è fiction. Quindi questa voce è stata immaginata, e anche l'ascolto in questo senso viene immaginato. Quindi si parla di rappresentazione e non solo. Banfield non, la teoria di Banfield non, appunto, non considera il testo come, come dire, un unicum in cui a volte rintraccio, no? Doppie voci.
Per cui ci sono alcune frasi che è come se dessimo rappresentazione visiva, no, di questa teoria dell'indiretto libero, è come se ci fossero alcune frasi che si tingono a un certo punto di due colori, no? La tinta, la tonalità del narratore e quella del personaggio. No, Banfield qui si vede proprio, come dire, l'impostazione linguistica della sua, cioè, come dire, il punto di partenza linguistico della sua teoria e non, come dire, come altri studi, come quello di Pascal, che invece partono dalla letteratura. Banfield differenzia all'interno di Unspeakable Sentences, nei vari capitoli che compongono il libro, differenzia tutta una serie di enunciati che, come dire, si compongono all'interno del romanzo, quindi gli enunciati, quelli che lei chiama di pura narrazione, gli enunciati di discorso e di represented speech and thought, discorso o pensieri rappresentati, e quelli di monologo interiore. Attraverso questo, appunto, gli enunciati di pura narrazione, quindi non è che sono per forza caratterizzati perché sono gli enunciati del narratore, ma sì, questa la, come dire, il criterio secondo cui si differenziano questi enunciati è un criterio grammaticale, quindi la presenza o meno di alcune, come dire, di alcuni marcatori grammaticali, quali appunto l'uso del passé simple, o quello che Banfield definisce come auristo negli enunciati di pura narrazione, l'uso dell'imperfetto, di cui appunto abbiamo già parlato, ne ha parlato Francesco De Cristofaro nella prima edizione di questo seminario, che caratterizza, no, gli enunciati di represented speech and thought e così via. E negli enunciati di represented speech and thought troviamo anche poi appunto la compresenza di deittici di tempo presente o che fanno riferimento al qui, al luogo, al centro, comunque il centro deittico, no? A un certo centro deittico con un verbo di centro deittico del presente con un verbo di tempo passato. Troviamo le esclamazioni in modo che Banfield proprio arriva a teorizzare per, come dire, dare rappresentazione linguistica di questi enunciati, che non, questi enunciati non possano essere studiati all'interno, come dire, per questi enunciati bisogna, sia necessario postulare un nodo che non è il nodo della sentence, quindi della frase da cui far discendere poi la struttura sintattica di questi enunciati, ma il nodo dell'espressività, i expression, che è, diciamo, la rappresentazione della soggettività. E attenzione, questo nodo E, che è quello che appunto che dà rappresentazione sintattica, grafica di questi enunciati, è un nodo per cui gli enunciati che stanno sotto il nodo E non sono subordinabili, non sono ripetibili, possono essere solo messi uno dopo l'altro. Questo è un dato, come dire, che non viene spesso sottolineato nella teoria di Banfield, ma è fondamentale, perché cos'è che ci dice? Ci dice che alla fine quello che conta nella teoria di Banfield non è tanto l'aver individuato alcune, cioè è anche l'aver individuato alcune caratteristiche grammaticali che rendono unici gli enunciati di represented speech and thought e che appunto li rendono propri della lingua scritta. O, questo è un altro punto interessante che poi forse possiamo trattare nella discussione, alla riproduzione della lingua scritta. Cioè, se io ho una frase come «Oh, com'era stanca oggi», quella frase la troverò solo in un romanzo, solo nella lingua scritta, o se parlo in un momento in cui io assumo una postura che mima un certo tipo di narrazione. Come dire, una riproduzione della lettura e della lettura dell'ascolto. Ma quello che mi interessa mettere in luce adesso è che questi enunciati vanno a comporre, quindi c'è proprio, io posso usare, no? Posso disporre all'interno del mio testo, la prima cosa che fa Anne Banfield quando appunto nei seminari che dedica all'indiretto libero è proprio mettere gli studenti davanti a un testo e invitarli a leggerli, a scomporli in questi tipi di enunciati. E da lì si capisce molto, proprio se si desse anche proprio con un po' di visual data, ogni colore un enunciato li si facesse comparire, si vedrebbe, si capirebbe molto. Cos'è quello che mi interessa mettere qui in luce? Cioè che appunto questo permette questa diciamo molteplicità di enunciati, questa
che poi è una molteplicità di enunciati che esiste, che c'è, ma l'attenzione, no? Nel momento in cui leggiamo un testo, questa molteplicità di enunciati ci permette di capire non tanto appunto in che modo l'ascolto e l'ascolto della parola, prima di tutto ci permette, cioè il discorso indiretto libero è la forma che maggiormente permette quello che è stato magistralmente definito, appunto ormai comunemente definito a partire dal saggio di Auerbach, lo slittamento del punto di vista, quindi il fatto di poter far convivere all'interno di uno stesso brano, di uno stesso periodo, diversi punti di vista. E che possiamo, il cui scivolamento, il cui shift ogni volta possiamo individuare attraverso l'uso di alcuni marcatori grammaticali che in alcuni casi, per esempio come nel caso di Virginia Woolf, si traducono anche in scelte stilistiche ricorrenti, come l'uso della congiunzione for. Ma la cosa interessante qui è come la rappresentazione della parola d'altri, quindi dell'ascolto, si lega alle altre tipologie enunciative che concorrono a strutturare e far avanzare la narrazione. Perché io posso analizzare anche enunciato per enunciato e dirmi, ok, qui è la riproduzione, come succede poi nei diversi esempi, no? Che spesso a cui noi ricorriamo, e gli esempi, c'è cioè anche appunto Sylvie Patron nel suo culto banfieldiano, è arrivata anche a scrivere un saggio, questa è una piccola curiosità, sullo stile di Anne Banfield, qui siamo alla meta stilistica, ma scherzi a parte, noi spesso no, ci concentriamo su alcuni esempi, ovviamente perché abbiamo bisogno di analizzarli dal punto di vista linguistico, ma stiamo sempre parlando, alla fine di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di romanzo, quindi stiamo parlando di anche romanzo, anche se siamo in presenza del romanzo modernista e non di un romanzo a un forte impianto, diciamo, ottocentesco, con una trama ben precisa, c'è bisogno di capire, prima di tutto, in che quantità gli enunciati che riproducono, rappresentano la parola d'altri sono maggioritari, in che modo sono, come dire, chiaramente enunciati che rappresentano la parola d'altri, in quale modo invece si crea un'ambiguità, perché quello che dice Banfield è, appunto nel saggio del 19 che introduce il volume in cui raccoglie i suoi saggi, insomma, da partire dagli anni 80, è che il punto non è tanto definire una volta per tutto il tipo di enunciato a cui siamo davanti, quindi decidere con sicurezza se si tratti di un enunciato di appunto representative speech and thought o di pure narration, no, non è questo il punto è stare nell'ambiguità e capire, cito Banfield, how a reader, che come un lettore, no? How a reader interprets a sentence, quindi come il modo in cui il lettore interpreta una frase ambigua, ha una, come dire, conseguenza empirica. Diverse conseguenze a livello empirico. E questo mi interessa perché in che modo l'ascolto della parola d'altri si, come dire, poi bilancia e va a costituire, no, quella che è l'avanzamento della trama. Cioè, forse una cosa interessante sarebbe tornare su queste teorie e passare dagli esempi all'effetto che l'ascolto della parola d'altri ha invece sulla, come dire, avanzamento diegetico della narrazione. Quindi non solo ciò che viene ascoltato, come dire, in quel momento, limitatamente a quell'enunciato, ma in che modo quell'enunciato, e questa la teoria di Banfield permette di farlo, no? Nella diversificazione di questi enunciati, contribuisce o meno all'avanzamento diegetico e nella narrativa modernista, ma questo sarebbe oggetto di un altro intervento, in che modo questo, come dire, avanzamento e sviluppo del piano diegetico va a intersecarsi con zone di addensamento tematico come dire, sulla questione dell'ascolto, perché anche questo è molto interessante. Ci sono passi di Virginia Woolf e prima appunto mi pare Filippo ha parlato di cinema, qui non è per citare Virginia Woolf, che purtroppo è la mia autrice di riferimento, ma Virginia Woolf, uno dei saggi più belli che scrive è un saggio proprio sul cinema, che scrive nel 26 mentre sta scrivendo Alfaro, e è proprio appunto in questo saggio sul cinema, Woolf dice appunto com'è che racconto la stessa storia al cinema
o in un romanzo. E il saggio è in verità una parte da una recensione del film, della trasposizione filmica di Anna Karenina. E dice, finché il cinema scimmiotterà la letteratura, quindi si limiterà a trasporre, siamo destinati, come dire, il cinema, che è un'arte che ha delle possibilità enormi, non le esprimerà. E qui torna anche appunto in Woolf, possiamo leggere questo saggio appunto anche in termini banfieldiani come sfruttamento di alcune possibilità del linguaggio. E appunto Woolf conclude dicendo: tutto quanto è accessibile alla parola e alla parola soltanto, il cinema lo deve evitare. E quindi appunto c'è veramente qui entra in gioco quello che è. Quale ascolto? Quale, cioè la stessa cosa che io posso ascoltare, la posso riprodurre, la posso filmare, sembra la scoperta dell'acqua calda, la posso rappresentare in una forma che nasce per una lettura muta, silenziosa, è una lettura che, come dire, non può prescindere dall'andamento sequenziale della trama e in cui quindi quegli enunciati di ascolto vanno appunto interpretati. Non tanto come momenti di doppia voce, ma nella loro funzione diegetica e a volte, e appunto, e a volte tematica. Quindi il punto è che appunto non c'è un narratore che racconta una storia per Banfield, anche lo SCAS, lei insiste molto sul carattere artificiale dello SCAS, quindi sullo SCAS come innesto all'interno però di un genere che rappresenta quella parola, ma non è racconto orale, cioè non è un racconto tale quale è lo scas, appunto il racconto scasat, ma è invece, appunto, se il racconto può riprodurre le voci dei personaggi, e la riproduzione è anche quella che poi, no, sarà quella dei dispositivi di riproduzione del suono, a partire dal primo Novecento, ma la rappresenta e la rappresenta verbalmente. Vorrei concludere su, perché vedo il tempo corre, ma vorrei concludere su due cose. Prima di tutto che appunto la rappresenti in un medium diverso, un medium che è quello della prosa che sfrutta alcune possibilità del linguaggio, no? A un certo punto, quando quella forma della prosa poi viene utilizzata per invece il genere che è il novel e che costitutivamente rappresenta una pluralità di punti di vista e che quindi deve ascoltare la parola degli altri, perché questi punti di vista spesso sono una riproduzione di discorsi, non solo di pensieri, c'è molta più riproduzione, anche in Virginia Woolf, per cui si parla di flusso di coscienza, c'è molta più riproduzione di parole di quanto si pensi poi andando a vedere bene. Ma l'altra cosa intrigante che era venuta fuori poi nel seminario precedente era, come dire, il fatto che appunto al momento in cui ascolto, se io riproduco un accento, riproduco una, come dire, posso riprodurre anche delle forme dialettali o sociologicamente, no, determinate. E il modernismo, la stagione modernista, questo lo fa massimamente, tra l'altro, sì, lo fa Joyce, lo fa molto meno Woolf, che invece ha un uso, come dire, sfrutta l'indiretto libero in modo completamente diverso, ma sarebbero molto interessanti qui da studiare gli esperimenti nella lettera del modernismo americano, no? In William Carlos Williams, nelle Vene dell'America, in cui, come dire, ogni capitolo ha come dire, un accento diverso che però poi viene in verità, la cui cifra stilistica si rivela nel modo in cui viene scritto, o in John Dos Passos, che conclude il prologo di USA con USA is the speech of the people, la parola, no? O si può anche
forzare la traduzione e dire USA è la voce del popolo, ma che poi invece fa proprio della, come dire, ha come principio strutturante quello della composizione di diverse forme di narrazione, dal cinegiornale, guarda caso, parola e immagine, che allora è una novità, alla biografia, alla narrazione tradizionale delle parti più romanzate, e poi invece a quelli che sono i camera eye, sono camera eye, ma che sono poi in verità monologhi interiori. L'altra cosa, su cui veramente concludo, è il titolo francese di Unspeakable Sentences, perché appunto abbiamo detto questa volontà di riprodurre, no, un accento, una particolare, quindi una grandissima consapevolezza di quelle che sono le diversi accenti, le tonalità, ma in una forma come il romanzo, che invece è, non è riprodurre e farle sentire, non è riproduzione, è rappresentazione. E il titolo, questo era già venuto fuori nel primo seminario, appunto il titolo francese di Unspeakable Sentences, il francese è l'unica edizione, tra l'altro la traduzione è stata anche rivista da Anne Banfield, è Phrase sans parole, appunto frasi senza parole, dove appunto la parole, non c'è parole del personaggio, non c'è parole del narratore, ci sono delle frasi, appunto, e qui torniamo al Saussure evocato, che come dire sta sotto tutto quello che abbiamo detto finora, quello che ha detto Stefania, che sono frasi senza parole. Dice Banfield, possiamo anche, esistono sentences che sono speakerless e they do not bear any specific marker nor any implicit indication, ok, di della quella che può essere anche in origine una prima persona. Quindi niente, questo è per concludere, no, questa parabola sul fatto che appunto l'ascolto possa avvenire e la rappresentazione dell'ascolto possa benissimo avvenire anche in un contesto che non prevede, cioè non prevede proprio per statuto la presenza fisica della voce, però è proprio nel modo in cui la rappresenta che invece si gioca la sua scommessa. Grazie, ho finito.